Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, 24 luglio 1910, 24 luglio 1909, capitolo 10. Stavo pensando alla miseria del mio stato presente e dicevo tra me, come tutto è finito per me, come tutto ha dimenticato il mio buon Gesù, non più si ricorda dei miei stenti, delle sofferenze che in tanti anni di letto ho passato per amore suo. E quindi la mente andava riandando a qualche specialità di sofferenza e più grave che ho passato. In questo mentre il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, tutto ciò che è fatto per amore mio entra in me e si trasforma nelle stesse mie opere. E siccome le mie opere stanno a beneficio di tutti, cioè dei viandanti, delle anime purganti e dei trionfanti, così tutto ciò che tu hai fatto e sofferto per me sta in me e queste opere fanno il loro ufficio a bene di tutti come le mie. Vorresti tu ritirartele in te? Io ho risposto: no mai, o mio Signore.
Ma con tutto ciò seguitavo a pensare e ripensare, stando un po' distratta dal mio solito operato interno. E il buon Gesù ha ripetuto: «Non vuoi finirla tu? Te la faccio finire io». E si è messo nel mio interno a pregare a voce alta e a dire tutto ciò che dovevo dire io. Vedendo ciò sono restata confusa ed ho seguito il buon Gesù. E quando ho visto che io non ho dato, e quando ha visto che io non ho dato più retta a niente, allora ho fatto silenzio ed io sono rimasta sola a fare ciò che sono solita fare. Capitolo 11, 27 luglio 1909. Trovandomi nel solito mio stato, pensavo tra me: che me ne faccio? Non serve più a nulla, lui non viene ed io sono rimasto un oggetto inutile, perché senza di lui non valgo niente, non soffro niente. Quindi, a che più tenermi su questa terra? E lui, quando appena ha fatto un lampo, mi ha detto: figlia mia, ti tengo per gioco. Ed i giochi non sempre si tengono per le mani. Molte volte anche per mesi e mesi non si toccano. Ma con tutto ciò, quando il padrone di quel gioco lo vuole, non cessa di formare il suo divertimento. Vuoi tu forse che neppure un gioco tenessi io sulla terra? Fammi trastullare con te a mio piacere sulla terra, ed io in cambio ti farò trastullare con me in cielo. Capitolo 12, 29 luglio 1909. Continuando il mio solito stato, dicevo tra me: perché il Signore vuole assolutamente che nessun alito di turbazione entri in me e che in tutte le cose mi tenga sempre in pace? Pare che nessuna cosa gli piace, fossero anche opere grandi, virtù eroiche, sofferenze atroci, pare che lui fiuta nell'anima, e con tutte queste cose, se essa non ha pace, resta nauseato e scontento dell'anima. In questo mentre si è fatto sentire con voce dignitosa ed imponente, rispondendo al mio perché, mi ha detto: perché la pace è virtù divina e le altre virtù sono umane, sicché qualunque virtù, se non sono coronate dalla pace, non si possono chiamare virtù ma vizi. Ecco perciò mi sta tanto a cuore la pace, perché la pace è il segno più certo che si offre e si opera per me, ed è il retaggio che do ai miei figli della pace eterna che godranno con me nel cielo. Bene, abbiamo questi tre brevi ma intensi capitoli, molto istruttivi, come sempre, e ci accingiamo a meditarli adesso un pochino insieme, cominciando appunto dal primo, che ci ricorda attraverso Gesù in persona l'importanza dell'operare solo per amore suo. Ecco, Gesù, prendendo spunto insomma da un amoroso lamento di Luisa, ecco, che ricordava le sofferenze patite per amore di Gesù, gli anni di letto, insomma, Luisa Piccareta ci ha passato una 60 d'anni a letto, quindi non una settimana, quindi se ne è fatta un po', e qui siamo ancora molto lontani insomma da raggiungere quel numero. Siamo nel 1909, Luisa sarebbe passata a miglior vita nel 1947, quindi c'erano ancora 38 anni da stare sul pianeta Terra, sono tanti, sono. E ecco, Gesù dice due cose delle opere fatte per amore suo, ecco perché è così importante avere questa rettitudine di intenzione, quindi non fare mai nulla, ma neanche la cosa più indifferente, che non abbia questa intenzione almeno implicita, ma più la viviamo e meglio è, che sia compiuta per amore di Gesù solo. La prima cosa che accade, dice Gesù, è che quella opera si trasforma nelle sue stesse opere. Già questo dà un'idea di quello che significa
per esempio nella Divina Volontà, vivere in stato di fusione. Questo è un termine tecnico che si usa nel linguaggio, diciamo così, peculiare, che in qualche modo Gesù ha coniato per far comprendere alcuni elementi tipici, ecco, della vita nella Divina Volontà. Esiste un atto di fusione che può essere in forma estesa, può essere anche in forma istantanea. E ecco, che cosa tende a fare l'atto di fusione? L'immagine umana della fusione è che si pongono a fondersi due elementi distinti, e di questi due elementi distinti, dopo la fusione ne esce fuori uno in cui si sa che ci sono due elementi distinti, ma ne è diventato uno solo. Gesù sta dicendo questo: ciò che è fatto per amore mio entra in me e si trasforma. Io non sono adesso un esperto, no, però di queste cose non vorrei dire stupidaggini, che poi sente questa meditazione qualche chimico che ci capisce qualcosa e dice: Don Leonardo sta dicendo un sacco di sciocchezze, no? Credo che però sia corretto, insomma, dire, per esempio, le leghe che si realizzano attraverso la fusione, no? Quindi tra sostanze di per sé distinte che poi ne diventano una cosa sola, no? Se non vogliamo usare, insomma, tecnologie come dire, scientifiche, mi viene in mente, per rappresentarmi questa cosa, immagino, insomma, molto, molto più feriale, che Dio mi perdoni se è un po' troppo semplice, no? Ma come quando uno fa un frullato che mette, insomma, sostanze differenti e poi alla fine esce un impasto, insomma, una bevanda, un cocktail, quello che ci pare, insomma, dove si è tutto mischiato, insomma. Però a mio avviso la fusione, proprio in senso forte, rende ancora più l'idea, insomma, perché nelle sostanze frullate sì, è vero che si forma un composto nuovo, però un palato sopraffino, insomma, è in grado di distinguere bene gli ingredienti, insomma, no? Ecco, invece in una fusione il composto nuovo che esce, tu lo sai che è fatto di cose differenti, ma è una cosa veramente nuova, no? Ecco, io, insomma, la vedo in questo, la recepisco, la concepisco in questi termini, ed è proprio per questo che Gesù aggiunge che tutto ciò che hai fatto e sofferto sta in me. Attenzione, queste opere fanno il loro ufficio a bene di tutti come le mie. Questo è un concetto, tra l'altro, teologico molto 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 profondo, che sta alla base di questo discorso di Gesù, che non è certamente questa la sede per approfondire, no? Il fondamento ultimo di questo sta proprio nel fatto che Gesù ha, da un lato, realizzato l'incarnazione, dall'altro ha assunto in sé tutti gli atti di tutte quante le vite umane, come spiega bene in questi scritti, rifacendoli in maniera perfetta. Quindi, con questi due principi, cioè essendosi lui, diceva San Giovanni Paolo II, adesso faccio un passaggio veloce, con l'incarnazione unito ad ogni uomo, ed avendo lui per parte sua rifatto tutti gli atti di tutte le vite umane, basta semplicemente, come dire, operare di sponda, no? Quindi corrispondere a quello che lui ha fatto, cioè fare tutto per amore suo e fare nostro tutto quello che noi ha fatto per lui, per fare nostro tutto quello che lui ha fatto per noi, in modo tale che questo possa giovare, come se fosse cosa sua, a beneficio di tutti. Questo la Chiesa lo insegna anche in maniera molto molto più generica o generale, quando per esempio parla della dignità della preghiera già di un semplice battezzato, non dico di un sacerdote, perché un battezzato che prega, specialmente per esempio quando prega, come sappiamo, con la preghiera pubblica e ufficiale della Chiesa, che è quella della liturgia delle ore, non prega come singolo individuo,
ma unisce la sua voce all'unica voce che Cristo presenta al Padre in unione al suo corpo mistico che è la Chiesa, quindi è la preghiera del corpo mistico integrale, quindi la nostra voce, cioè l'eco della preghiera che sto facendo io, insomma, dicendo le lodi mattutine, si fonde anche qui con l'unica voce della Chiesa che è unita alla voce di Cristo, che è il nostro sommo ed eterno sacerdote, che si trova ad intercedere per noi, no? Ecco, quindi i fondamenti, diciamo così, profondi di queste cose che Gesù spiega sono molto molto solidi, d'accordo? Quindi non si tratta altro che di, appunto, dettagliare in linguaggio relativamente semplice queste grandi, ecco, verità di fede che sono la base di quel che Gesù ha spiegato, no? Ecco, poi Gesù qui era morto da poco tempo Santa Teresa di Gesù bambino, qui Gesù, vedete che fa sua, nel secondo capitolo, la piccola via di Santa Teresina. Io direi meglio che Santa Teresina aveva fatto sua questa ispirazione di Gesù, no? Perché tra l'altro l'idea del gioco e del trastullo è uno dei punti, diciamo così, tipici, caratteristici della vita nella Divina Volontà. Tante volte Gesù spiega che Dio gioca, Dio si trastulla, Dio si diverte. Non dobbiamo avere paura di dire queste cose, eh? Cioè, molte volte chi entra in contatto con gli scritti di Luisa, a mio avviso per una precomprensione arbitraria di Dio e del suo mondo, rimane perplesso, dice: ma come, Dio gioca e si diverte? Ma te pare che Dio non gioca e non si diverte? Ma cioè, adesso, a prescindere, insomma, proviamo un attimo, cioè, che agli uomini piaccia giocare e divertirsi, anche se poi sono un sacco di giochi illeciti, di divertimenti illeciti, questo lo sappiamo, e possono distogliere l'attenzione dalle cose più importanti, questo è tutto quello che noi vogliamo, ma che un gioco e un divertimento sia cosa a noi gradita, nessuno lo può mettere in discussione, no? Cioè che ci piaccia giocare e divertirci, ma se Dio è somma ed eterna e infinita felicità, d'accordo? C'è da stupirsi che gli piaccia giocare e divertirsi. Cioè, il problema è che noi, io vedo, no, sento alcune persone, leggo alcune cose, cioè abbiamo un'idea, come dire, standardizzato, un cliché nostro di come Dio dovrebbe essere. Ognuno se lo immagina a modo suo, insomma, no? Chi si immagina che Dio è sempre, non lo so, come Gesù crocifisso, quindi sta sempre in sofferenza, quindi se uno non soffre non conosce il mondo di Dio. Io adesso sto esagerando, Gesù tante volte spiega il valore della croce, sì, non è che sto dicendo che non bisogna soffrire, si capisca bene quello che sto dicendo, no? E se riesco, insomma, anche io a... Oppure c'è chi pensa che Dio sia sempre severità, disciplina assoluta, quindi che ci sta la sua legge, ci stanno le sue cose, d'accordo? Sì, sono tutti elementi veri, no? Però Dio è anzitutto somma ed eterna felicità, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. In questi scritti appare in continuazione questa cosa qui. La conseguenza, diciamo, diretta e immediata del suo essere intrinseco, quindi del suo essere amore, del suo essere onnipotente, è la sua perpetua ed eterna felicità. Cioè il grande giocattolo di Dio, se mi si piacesse, ecco, è la creazione. Dentro sta creazione c'era un, come dire, c'era una chicca che era l'uomo. Cioè, bisogna andare a leggere gli scritti quando Gesù parla della creazione dell'uomo, poi tra l'altro un giocattolino, altro che gli ultimi iPhone che girano, perfettissimo, dove c'era stato pure il dono della Divina Volontà, quindi dove, vedendolo, Dio si divertiva e ne godeva a vedere, come dire, un esserino, cioè fatto, quindi factum si dice in latino, ma somigliante in qualche modo a lui, quando c'era anche la Divina Volontà, somigliante abbastanza a lui, quindi un alter ego, no? Quindi un essere dotato, come siamo noi, di libertà,
quindi un interlocutore cosciente e responsabile, no? Dinanzi al quale Dio guarda come reagisce alle sue, tra virgolette, sante provocazioni, vede se lo chiama, vede quanto lo ama, cioè. Noi facciamo l'esperienza, insomma, chi ci ha avuto un pochino di esperienze, chi è per esempio vissuto un pochino con gli animali domestici, gli animali fanno a volte impressione, fanno tenerezza, no? Perché pur non avendo in senso stretto la ragione come noi, però intessono un rapporto personale, reagiscono ad alcune cose, si fanno capire le loro esigenze e a volte fanno anche capire quando vogliono giocare, quando vogliono, come dire, essere affettuosi o ricevere affetti, coccole, cose di questo genere, no? Allora, noi dobbiamo fare così, dobbiamo un attimo, certamente queste sono tutte quante pallori lontanissimi, no? Ma come noi a volte rimaniamo sorpresi, no? Da come reagisce un animale domestico, insomma, e ci divertiamo pure, no? Insomma, cioè, nel senso che. Noi dobbiamo immaginare Dio che è infinitamente più grande di noi, molto più trascendente di quanto la nostra natura umana trascende dalla natura animale, però, ecco, come dire, c'è un gioco, c'è, no? C'è una relazione tra Dio e la creatura, una relazione reale, feconda. Già quando parte questa relazione, perché la stragrande maggioranza delle persone, purtroppo, con Dio una relazione non ce l'ha. Cioè il suo rapporto con Dio, anche le persone vicine, si limita a una serie di liti. Attenzione, non sto dicendo che non bisogna andare a messa la domenica, anche qui, ma riti vuoti, d'accordo, fatti senza anima. Qualche preghiera, se la dice, frettolosamente recitata, chi la dice, se la dice, e quando la preghiera, come dire, è un po' attenta, è semplicemente per il fatto che devo chiedere qualcosa, cioè, fondamentalmente devo chiedere che faccia quello che voglio io. Cioè, io parlo, insomma, per esperienza un po' pastorale, sono un sacerdote. Cioè, questo tipo di rapporto con Dio, che tra l'altro già oggi è eccezionale, perché la stragrande maggioranza, purtroppo, della gente vive come se Dio non ci fosse, se lo fila proprio, d'accordo? Cioè, manco Natale e Pasqua una volta, io noto una differenza pastoralmente parlando, tra quando io ero piccolino e oggi. Cioè, un tempo Natale e Pasqua le chiese si riempivano clamorosamente, insomma, nel senso che c'era il quadruplo dell'affluenza rispetto alla media. Io negli ultimi anni non sto più vedendo questa cosa qui, cioè compare qualche faccia in più, ma chi ha proprio deciso che di stare nell'indifferenza assoluta rimane nell'indifferenza assoluta, quindi il rapporto manco parte con Dio. Non parte. Cioè la stragrande maggioranza dei rapporti sono, come dire, superficiali e formali, chiamiamoli così. Altri partono proprio. Quindi immaginiamolo quante volte Gesù negli scritti dice che smania d'amore, insomma, che vorrebbe intessere, ma le persone gli chiudono le porte. E il suo rapporto è tale che in alcune circostanze, cioè Santa Teresa di Gesù bambino, quando parlava del giocattolo, che qualcuno, io ricordo sempre Monsignor Fisichella, che è stato mio professore, insomma, adesso è. Sta alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, vescovo, e quando fu fatta dottore della Chiesa, io ero studente a Roma e c'era proprio Fisichella, che fu uno di quelli che stava proprio nella commissione che diede il placet per far diventare dottore della Chiesa Santa Teresina, che ci raccontava, dice: ma sì, ma qualcuno però storceva un po' la bocca e dice: ma che è sta cosa qua, l'infanzia spirituale, Gesù è il giocattolo, no? Ecco, come probabilmente qualcuno storcerà pure un po' la bocca sentendo alcune espressioni di Luisa, no? Ma il mistico, quindi quello che va dentro nel rapporto con Gesù, il mistico autentico, chiaramente, questa gente, cioè anche di Luisa c'è la causa di beatificazione, cioè io non credo, ma ammesso e non concesso che non vada avanti la causa di Luisa, ma sono sicurissimo che lo sarà, cioè questa è gente canonizzata dalla Chiesa Cattolica, quindi non è il pinco pallino che oggi ne girano quanti ne vogliamo, insomma, che si presenta e si mette a blaterare, no?
Quando tu sei un mistico autentico, il mistico autentico è l'amico di Dio, quindi quello che lui ha conosciuto, come dire, devi metterti in ascolto perché ti smonta alcuni tuoi cliché. Quindi tu non ti puoi mettere dall'alto della sapienza di un teologo a dire: ah sì, mo l'infanzia spirituale, mo stiamo a pensare a Gesù che fa il giocattolo, che tratta, che ha Santa Teresina che dice: Gesù, trattami come il tuo giocattolo. Esattamente le stesse cose che ha detto qui Gesù. Se il giocattolo puoi prenderlo, puoi sbattere via, lo puoi mettere dentro la cesta e tu non metti fili prove, va bene così. Basta che sei contento tu, basta che tu, si chiama di Gesù bambino, ogni tanto se tu vuoi fare un giochetto, se tu fai una giocata con me, prendi, fai quello che ti pare, metti i giri, mi sbatti al muro. Questi bambini a volte vieni questi giocattoli con le bambole, gli tirano il collo, gli sbattono al muro, insomma, fai tutto quello che ti pare. Allora, è una mentalità ristrettina, insomma, una che dice: ma queste sono stupidaggini di un'animetta, di una piccola anima devota, perché dietro questa espressione una persona veramente intelligente, Fisichella certamente è una persona molto intelligente, capisce la sostanza di quello che c'è. Questo sta, ha capito tutto, perché se io mi faccio trattare da Gesù come un giocattolo, vuol dire che sto vivendo nella divina volontà 100%, cioè che tutto quello che lui fa mi va sempre bene, d'accordo? Pure se non mi si fila per 3 mesi. Ed ecco perché ogni tanto Gesù a lui senza la filava, anche per questo. Glielo dice qui a un certo punto: scusa, non ho mai detto che io posso fare quello che mi pare con te? L'abbiamo sentito, no? Ma hai detto: allora fammi fare quello che ti pare, fammi fare quello che mi pare. Mi hai detto tu, fammi fare quello che mi pare. Ecco, quindi questo è altissimo, quindi diventare il giocattolo di Gesù. Ma magari noi fossimo capaci di dire: bene Gesù, vieni a giocare, forza. A disposizione, sapendo che il gioco significa anche che ti sbatte dentro la cesta per 3 mesi, d'accordo? Oppure che, come fai bambini, comincia a sbatacchiarti in giro dappertutto, fuori di metafora, tribolazioni, croce, eccetera, eccetera, e tu non capisci manco perché, dici: ma che sta a fare questo che mi sbatacchia da tutte le parti? Che fa? Per dire, no? Quindi, altissima teologia. E poi, come ieri, abbiamo questa singolare coincidenza, che anche ieri, qui andiamo avanti a salti di terza, no? Se sembrerebbe. Ieri la meditazione terminava con un panegirico sulla pace, e così termina anche oggi, no? La pace è virtù divina. E di nuovo c'è qui, proprio Luisa riprende un'espressione usata da Gesù, appunto l'abbiamo vista nella meditazione precedente a questa. Dice: perché il Signore non vuole assolutamente che nessun alito di turbazione, questo proprio, questa espressione è uguale, entri in me, e che in tutte le cose mi tenga sempre in pace. Ma guardiamo, se noi facessimo di questo criterio veramente un, quindi quando siamo alterati, quando siamo sdegnati, quando siamo spazientiti, essere assolutamente persuasi che questa cosa non viene da Dio, e che qualunque cosa farò, dirò e opererò con questo spirito, in spirito di sdegno. Ma se San Paolo non scrive: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Questo è San Paolo, questo qui, cito a memoria. Quindi attenzione anche noi quando operiamo in questo modo, o quando vediamo operare in questo modo, siamo autorizzati a pensare che, fermo restando mai giudicare le intenzioni delle persone, mai, perché sicuramente le persone sono in buona fede, questo lo dobbiamo concedere sempre e comunque, ma quando io vedo operare, parlare, agire in questo stile, quindi stile non pacifico, stile polemico, belligerante, arrogante, aspro, tagliente, superbo, eccetera, lì Dio non c'è. Punto. Dice: ma come, sta ripetendo il Vangelo? Sta ripetendo il Vangelo, nel Vangelo Dio c'è, ma in quel modo di ripeterlo Dio non c'è. Il Vangelo lo puoi certamente predicare correttamente, ma lo puoi anche strumentalizzare, come in tutte le cose, cioè non predicarlo
e anzitutto praticarlo poi prima di predicarlo, ma strumentalizzando, cioè cercare nel Vangelo, nella parola di Dio, si può fare da dovunque, che sono tutti quanti processi ovviamente inconsci, qualcosa che vada ad acclarare le tue idee, dimenticando poi che nel Vangelo c'è sempre, perché l'equilibrio divino, c'è sempre tutto il contrario di tutto, quindi trovi il punto che acclara le tue idee, dimentichi il punto contrario, d'accordo? Chi ha stili belligeranti comincia a dire: ma Gesù ha scacciato i mercanti dal tempio e ha aggredito i farisei, ma si dimentica che Gesù ha detto anche: imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e che in croce ha pregato per i nemici. Quindi, per dire, no? Ecco, bisogna essere sempre... Quindi, quando manca la pace, Dio non solo non c'è, Luisa spiega, resta nauseato e scontento dell'anima. Stesse anche facendo la cosa più santa di questo mondo. Gesù dice: la pace è virtù divina. Chiudiamo in questo modo. Le altre virtù sono umane. Qualunque virtù, se non è coronata dalla pace, non si può chiamare virtù, ma vizio. Perché il vizio, non dimentichiamolo mai, non è una cosa di per sé intrinsecamente cattiva, ma il vizio c'ha sempre degli elementi positivi, questo è proprio il concetto ontologico di male, a cui però sono uniti degli elementi negativi che inficiano anche quel poco di bene che c'è, e quindi fanno diventare quel bene che diventa apparente male, vizio. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai, sia per discernere quello che accade nella nostra anima, sia anche per avere occhi attenti per vedere e discernere ciò che accade intorno a noi e sapere dove possiamo pensare che Dio c'è e dove dobbiamo invece ritenere, fermo restando senza mai giudicare le intenzioni di nessuno, che Dio, nonostante appunto le buone intenzioni, comunque non c'è. Ti contempliamo oggi, Santa Vergine Maria, nel tuo essere profondamente l'eterna bambina, ecco, in senso ovviamente buono ed evangelico, colei che non soltanto si è comportata come il giocattolo dell'Altissimo, ma che è anche entrata nel gioco d'amore con l'Altissimo. Perché lui giocava con te, ma tu giocavi anche con lui, insomma, ovviamente in senso buono, santo e rispettoso, no? E vivendo questa conoscenza profonda e vera e adeguata, che tu tra l'altro hai più e meglio di tutte le creature, anche di tutte le grandi, ecco, creature che abbiamo citato durante la meditazione. Ecco, noi ci affidiamo a te perché possiamo, attraverso il tuo aiuto, smontare i nostri schemi bislacchi di come Dio è o dovrebbe essere e imparare da te a conoscerlo nella sua verità e quindi relazionarci con Lui nel modo con cui Lui vuole che ci relazioniamo con con Lui, e non c'è maestra migliore, perché tu solo la conosci perfettamente, di te per insegnarci questo. Ecco. Permettici anche con la tua intercessione di ricordare bene questo criterio fondamentale di discernimento, che è il tuo criterio, ovviamente, quello della pace, senza la quale Dio non c'è, e quasi sempre c'è
il suo nemico, colui che però sta sempre e comunque e in eterno sotto i tuoi piedi e non può nuocere a coloro che a te con fiducia ricorrono. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria.